scusami. In questa regione ogni famiglia ha al proprio interno un disoccupato e un malato di tumore, nella maggior parte dei casi, quasi sempre. E si muore per entrambe le ragioni, si muore per disoccupazione e si muore per tumore. Molto spesso ci sono disoccupati malati di tumore. Nella giornata di oggi probabilmente vedrete tutto quello o gran parte di quello che c'è di brutto in questa regione. Spero che possiate tornarci o restarci anche per vedere il bello di questa regione. La prima tappa che faremo è Lautaro, Caserta. Ci stiamo dirigendo lì. Niente credo lo so, perché non sapevo dove affrontare o fa più calore. Sta peccolando ancora. Noi dovremmo investire in ricerca. La nostra ricerca dovrebbe essere indirizzata verso una nuova progettazione industriale. Quando tu hai un oggetto che non è riciclabile, c'è un errore a monte e qualcuno lo deve denunciare, deve dire che quell'oggetto non va prodotto, deve essere vietato. La proposta di legge sui reati ambientali è qualcosa che dovevamo a questa terra, dovevamo alle tantissime persone che muoiono ogni giorno di tumore, lo dovevamo a chi resiste al pensiero di andare via. I reati ambientali che ci sono adesso sono piccole sanzioni a livello amministrativo per aziende che guadagnano milioni e milioni di euro. Inasprire le pene ambientali significa un deterrente molto grande per questa terra. I continui roghi, le continue discariche, tutto quello che per 20 anni di finta emergenza è successo su questo territorio, credo che con una proposta di legge seria che faccia pagare a chi ha inquinato questo territorio e faccia pagare realmente sia il minimo comune denominatore per partire e risalire da questi territori. Giuseppe Messina, che è un agronomo, che ci racconta la storia di questo sito, che è uno dei siti che visiterete in questa giornata, in questo spazzatour nella terra dei funghi, in cui mi auguro che non vedrete roghi tossici. Spero che la nostra presenza qui abbia intimidito quantomeno questi maiali. Grazie. In quest'aula, idealmente oggi accanto a noi c'è Francesco, ed è anche con lui e per lui che venerdì scorso siamo stati in quella che un tempo era una terra fertile, conosciuta in tutto il mondo per i prodotti che dava, ed oggi non è altro che un vulcano immaginario inarrestabile, che erutta veleni e gas che sono gli stessi respirati da Francesco, 8 anni, morto di cancro una settimana fa a Capodrise, in provincia di Caserta. A 8 anni non si ha il tempo per imparare a bere né a fumare. A 8 anni Francesco ha condotto la stessa vita di un bambino di un'altra regione, con la differenza che la sua aria, l'ossigeno che respirava, era in gran parte costituita da veleni, e sono quei veleni che quotidianamente si sprigionano dai roghi tossici di tonnellate di rifiuti, da quella che dovrebbe essere, e non lo è, non per voi almeno, la vergogna più grande di questo paese nella famigerata terra dei fuochi. Assistiamo quotidianamente ad omicidi assistiti e i mandanti sono coloro i quali avrebbero dovuto perseverare e tutelare la vita di un popolo e piuttosto che trovare un sistema idoneo per smaltire rifiuti speciali hanno preferito voltare la faccia e chiudere gli occhi di fronte alla processione di camion che quotidianamente hanno riversato tonnellate di rifiuti tossici e lo hanno fatto lasciando che la terra ospitale venisse sventrata, violentata fino alle viscere, dando così vita ad un ciclo inarrestabile di contaminazione che ha intaccato in modo irreversibile non solo l'aria ma anche i prodotti della terra stessa, quei prodotti che ogni giorno arrivano sulle tavole delle persone come Francesco. Intere famiglie sterminate dal cancro, bambine ai quali è stato impedito di diventare adulti, feti che non vedranno mai la luce
E tutto questo non per intercessione divina, ma per colpa di coloro che gestiscono il potere, di coloro che hanno scelto quel luogo sapendo bene che sarebbe diventato il salotto della morte e pur sapendolo hanno acconsentito. Purtroppo il sito che vede alle vostre spalle diciamo, fa parte di un insieme di ben 4 discariche. E quella che avete alle vostre spalle è una discarica realizzata da Bertolaso, non so se ricordate questo nome, è discarica realizzata sopra un altro sversatoio dove sono stati sversati 80.000 metri cubi di rifiuti industriali tossici e nocivi a 33 metri di profondità, cioè di scavo a 33 metri, dove a 27 metri è stata intercettata la falda freatica. Che una fascia di rifiuto è tossico sotto, poi sopra rifiuto urbano, poi sopra rifiuto tossico e poi sopra rifiuto urbano. Mi sembra 2-3 fasce. Hanno fatto un super mec. Questo inceneritore è stato costruito in deroga alla DIA. Allora l'ingegnere mi ha assicurato, ma per il momento solo a voce, che le 27 prescrizioni che mai è stato ufficialmente detto che erano state recepite, sono state recepite e che per bruciare il tal quale o il trito vagliato sono state fatte delle modifiche alla struttura e quindi chiaramente hanno ottenuto una nuova autorizzazione. Questi documenti li ha cercati e non li ha trovati. Sono sicura che invece li troverà e domani me li invierà. Io però gli ho anche detto che altrimenti io torno. E quindi torno. 60 cittadini in Parlamento liberi che non devono niente a nessuno. Noi siamo quei cittadini e questo monumento terribile allo scempio, questo monumento significa attaccamento ai soldi, attaccamento al cemento, attaccamento a tutto quello che è brutto, l'ha creato questa politica e questa industria di questo paese. Bravo. E noi questa politica e questa industria è quella che dobbiamo combattere, questa cultura, questa mentalità oggi e sempre di più deve essere chiusa ed è quella cultura che in tutta Italia dobbiamo iniziare a diffondere, una cultura nuova della bellezza, della trasparenza, in questo caso del compostaggio, della riduzione a molti dei rifiuti, della raccolta differenziata porta a porta, dei trattamenti meccanico manuale, no, basta discariche, basta inceneritori, basta finanziamenti pubblici alle energie assimilate e non alle energie rinnovabili. Vai Roberto! Diciamo, da 10 anni e altri privati noi l'hanno detto 20 anni prima e hanno continuato a dare finanziamenti pubblici alle energie assimilate che venivano prese dalle nostre bollette dell'Enel, a nostra insaputa, e questo 7% andava a costruire i mostri tipo Acerra e non abbiamo risolto niente. Pensavano di avere il potere su di noi in ogni momento della nostra vita. Non sono mai stati oppositori, non si sono mai fatti opposizione l'uno contro l'altro. Quello che vedete qui è il prodotto di Bassolino, di Cosentino, di Martuscello, di amici degli amici del PD e del PDL. E quando ci hanno fatto una testa così, nel periodo subito dopo le elezioni che dovevamo dare la fiducia al PD, io mi ricordavo di questo posto, perché è questo il posto della vergogna in Campania. Questa è la politica che hanno fatto in Campania i cosiddetti amici degli amici, quelli di sinistra, quelli di destra. La politica democristiana, quelli di Demita, questo hanno prodotto e solo questo sono stati capaci di produrre. E io voglio dirvi una cosa, noi siamo venuti qui a fare una cosa storica e ringrazio tutti i parlamentari e i giornalisti che ci sono qui stamattina, tutti, li ringrazio uno a uno di quello che abbiamo fatto qui stamattina e addirittura mi sono dovuto sentir dire da una mia coetanea parlamentare del PD che ha rilasciato un'intervista al Mattino che questo è sensazionalismo mediatico grillino, perché bisognerebbe lavorare di più in Parlamento, uscite di più dal Parlamento e venite a vedere cosa succede sui territori e tra i cittadini. Se la Lorenzini
Bologna e fino a Picerno fossero saliti sul pullman con noi, le stracciavano le tessere dei loro partiti, le stracciavano per quello che hanno combinato a questa gente. Se iniziamo adesso a bonificare i territori, ci vorranno 50 anni per ridare il diritto alla salute ai cittadini campani e di queste province. 50 anni, i miei nipoti ne vedranno qualcosa di buono dall'operato di quello che cominceremo a fare in Parlamento. E tutto parte dalla proposta di legge di Salvo Micillo, uno che ha preso le manganellate qua fuori. Grande Salvo! Uno che ha preso le manganellate qua fuori, che ha fatto una proposta di legge molto semplice: chi compie reati ambientali deve avere pene come per i reati di mafia. Grande Salvatore! Grazie.